Però questo paese è stato molto importante perché tutto il Levante era il tregume tra la grande civiltà della Mesopotamia e la grande civiltà dell'Egitto. Quindi questi due poli di civiltà che hanno fatto i primi progressi nella vita dell'uomo verso delle nuove idee, un nuovo modo di vivere, di organizzarsi, la città, la scrittura, il fatto di scrivere la propria storia, tutte delle acquisizioni che sono avvenute in questo nostro passato e poi ci sono state trasmesse. Quindi noi oggi, grazie all'archeologia, faremo questo salto nello spazio-tempo. Il bello dell'archeologia è questo: l'archeologia vuole toccare con le mani il passato. Noi riusciamo, abbiamo questo straordinario fortuna, insomma, che attraverso lo scavo saltiamo all'indietro nel tempo. Però io qui vedo, ho davanti una mia collega biologa, che è distratta, però che attraverso, diciamo, oggi per fortuna l'archeologia si fa insieme a tanti altri scienziati, per questo è bello farla dentro l'università, perché abbiamo tanti colleghi che ci possono aiutare, e quindi oltre alla pala, al piccone, diciamo così, alla traula, al nostro strumento che serve per scavare, poi possiamo approfondire la storia di questi luoghi attraverso tanti tipi di analisi che facciamo sui reperti, e come vedremo stasera queste analisi ci raccontano ogni volta qualcosa di nuovo, e quello che ci raccontano normalmente è inaspettato. Non so se abbiamo fatto l'ora di andare in diretta. Che ore sono? Siamo già andati, sono 5. Ah, siamo già in diretta? Sì, sì. Ma come? Allora devo guardare, scusate, mi scuso col pubblico, ma voi siete 100, forse 100, forse 500, tanto non vi vedono, ma loro sono 1000, quindi io devo parlare a loro. Ciao, vi saluto, grazie di essere venuti. Questa è la follia del mondo contemporaneo. Ma benvenuti in questa nuova diretta dal Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo dell'Università di Roma La Sapienza. È la notte dei musei, nel nostro piccolo museo che fa parte del Polo Museale Sapienza, uno dei più grandi poli museali universitari d'Italia, che raccoglie 19 musei con tantissime specializzazioni. Questa sera noi presentiamo una scoperta archeologica, quindi una cosa molto semplice. Praticamente la nostra studentessa Sharon, che poi vi presenterò, si è imbattuta in questi reperti. Ovviamente questa scoperta non è avvenuta per caso, è inquadrata in un progetto che dura da 20 anni ed è praticamente l'unico così lungo progetto in corso nei territori palestinesi, nella West Bank, su un sito famosissimo che si chiama Jericho. In realtà si chiama Tell el Sultan, è una collinetta, tra poco la vedremo, e era l'antica Jericho. Questo sito è un luogo magico, come ora vedremo. Questo è un acquerello che mostra, ecco il tel, ecco il famoso tel. Vedete quanto è scavato, e soprattutto è straordinario per la sua storia, perché ha una profondità di occupazione di 10.000 anni. Perché questo? Perché accanto al sito si trova una sorgente d'acqua molto famosa. Ecco, qui vedete la sua posizione sul lato occidentale della valle del Giordano, nel punto dove questo fiume si allarga prima di sfociare nel Mar Morto. È una posizione strategica. Quest'area si chiama Gor, vuol dire area coltivabile, giardino, è famosissima nella Bibbia perché viene raccontata sempre come un grande giardino, perché era un'area dove era tutto verde. Considerate che tutta questa fascia si chiama deserto di Giuda, e tutta questa fascia invece, l'altopiano della Giordania, sono luoghi praticamente deserti. Quindi questo cuore verde al centro era stato sin dall'antichità un luogo molto importante per la vita dell'uomo, dove sono stati fatti tanti passi avanti. E questo, vedete, facciamo questo zoom in sopra al nostro sito e vedete che il punto focale di tutto questo insediamento è una sorgente di acqua. Noi la chiamiamo sorgente di Ain e Sultan. In realtà non è una sorgente, è un fiume, perché questa sorgente ha una portata di 5.000 litri d'acqua dolce al minuto, quindi è un fiume che improvvisamente esce, e questo fiume ha rappresentato per una comunità umana che risale alla fine del Paleolitico, cioè del Mesolitico, quindi diciamo appunto al 10.000, 11.000 a.C., adesso le date
variano a seconda di come varia la curva del radiocarbonio, di cui non possiamo parlare oggi perché ne abbiamo parlato altre volte. E comunque, al di là di questo, grazie a quest'acqua, questa comunità è cresciuta per tanti millenni, ci ha restituito tante testimonianze. Qui nel museo ci sono i mattoni più antichi, ci sono i resti dei primi teschi, segno dei primi grani lavorati, diciamo segno del culto degli antenati. Però quello di cui ci occuperemo oggi invece è un ritrovamento specifico che è avvenuto nella città più antica, quella del terzo millennio avanti Cristo. Infatti Gerico è famosa per essere la prima città, la più antica città del mondo, diciamo, gli hanno dato questo epiteto. Diciamo che nell'archeologia ogni volta che qualcuno dice questa è la prima cosa, già fa un po' insomma, non è molto serio scientificamente. Questo serve per avere il titolo sul giornale, però diciamo che le comunità umane nell'antichità hanno fatto tante cose, a volte anche in parallelo, e non sempre tutti sono riusciti a conservare i successi che avevano conseguito. Per esempio a Gerico, nel neolitico preceramico, erano tra virgolette più avanzati di come sono stati nel neolitico ceramico, cioè quando hanno inventato la ceramica la comunità era più povera e meno sviluppata di quando non ce l'aveva, però aveva questa cosa nuova, fatto che ci induce a capire uno dei segreti della storia. Durante le crisi vengono fatte le invenzioni più belle, quindi noi, se siete preoccupati per quello che stiamo vivendo, state tranquilli, perché vuol dire che c'è qualcuno che sta avendo un'idea, perché così la storia questo ci ha insegnato. E allora qui vedete come si è sviluppato l'insediamento nelle varie epoche con la sua estensione, partendo sempre dal cuore della sorgente. Ecco, è arrivato fino a una decina di ettari, quindi per la Palestina questo significa una città. E ovviamente queste sono delle viste di come appare oggi, come appariva il secolo scorso questa sorgente straordinaria che dava e dà vita ancora a tutta l'oasi. Ovviamente la presenza dell'acqua dolce significa che si può coltivare la terra, si possono allevare gli animali, e vedremo anche quali, che si può costruire con la terra, cioè si può inventare il mattone, perché un mattone di fango, detto anche appunto un mattone crudo, cioè che viene essiccato al sole, si può realizzare, ma servono decine di litri d'acqua. Non è che si fa così, perché provate a mischiare un po' di terra, di fango con l'acqua, vedete quanta acqua ci vuole. Quindi se uno non c'ha l'acqua non lo può fare. Una volta che dove c'è l'acqua si costruisce, da dove non c'è l'acqua. Si costruisce con i sassi o con l'acqua. Allora ecco qui il nostro tel, così vengono chiamati nel vicino oriente queste colline, che non sono delle colline naturali, sono fatte da strati e strati e strati di case dell'uomo sovrapposte una sopra l'altra. Quindi anche visivamente ci fanno capire questa profondità temporale, questo enorme tempo che si è consumato sotto i nostri piedi. E ogni volta che noi tocchiamo questi giacimenti, come archeologi stiamo praticamente mettendo le mani nel passato. È una cosa molto emozionante. Questo noi ci siamo abituati perché siamo circondati a Roma da questo, sotto i nostri piedi, ma basta scavare 30 centimetri, ci ritroviamo nel passato. Però diciamo che il passato di Gerico è abbastanza coinvolgente, perché ci riporta, come vedremo, a un mondo molto molto lontano. La comunità realizza la sua prima grande passo, diciamo, fondamentale, quando trasforma un insediamento di case rurale, diciamo un villaggio agricolo, in una vera e propria città. E questo salto di qualità viene ottenuto nel 3000 a.C. con la costruzione delle mura. Cioè la grande idea di questa comunità e probabilmente dei suoi capi è: noi dobbiamo creare un edificio, un manufatto fatto dall'uomo che rappresenti che noi siamo non solo un agglomerato di contadini, ma qualcosa di più. E questo manufatto sono le mura. Le mura per cui poi è diventata famosa anche nella Bibbia. Le mura di Gerico erano fatte tutte di mattoni, 2-3 milioni di mattoni, a tratti di 6 metri in 6 metri, per evitare che crollassero tutte con un unico terremoto, e avevano delle torri semicircolari a ferro di cavallo, che sono state aggiunte a un certo punto per difendere la città. Qual era lo scopo di queste mura? Ce n'erano almeno tre. Ovviamente il primo era difendere che cosa? I beni che questa comunità era riuscita a raccogliere, e questi beni erano rappresentati dai prodotti agricoli e da altre cose che vedremo. La secondo,
seconda ragione per costruire le mura è una ragione politica che noi oggi capiamo molto facilmente, cioè il re, l'elite che governava la città, poteva in questo modo impiegare le persone, perché per fare le mura serviva tanta manodopera. Quindi con i prodotti dell'oasi che veniva coltivato dal potere si alimentavano questi operai, che erano presi probabilmente dai pastori nomadi che l'estate si recavano nella valle del Giordano perché non si poteva portare i pascoli, gli animali, e stavano senza far niente. Se non gli trovavi un lavoro c'era il rischio che quelli si attaccassero alla città per depredarla, era meglio impiegarli a fare mura. E queste mura, essendo di mattoni di argilla essiccata al sole, dovevano essere continuamente ristrutturate. E quindi c'era questa fabbrica di San Pietro, che a Roma si capisce che significa, che andava avanti in eterno, e queste sono le mura. Il terzo motivo... Perché erano friabili. Sì, certo, sono friabili. Questa cottura li rendeva più friabili. Sì. Dopo, diciamo, la terza ragione per fare le mura è una ragione molto importante. Cioè la città, la neonata città, per la prima volta nella storia dell'uomo esercita un dominio su un territorio. E questo dominio, oltre a essere reale, cioè il re comanda su chi ha una terra, usa una terra, usa un pascolo, è anche visivo, come nel nostro Medioevo, cioè si deve vedere questa città. E questa città ha delle mura che si vedono da 10 km di distanza, che saranno intonacate. Qui vedete la prima pianta che noi abbiamo potuto ricostruire, l'estensione attorno alla sorgente. E ovviamente uno dei segreti di questa città è rappresentato in questo... sì, vi saluto, se mi giro vedrete il lato B della mia testa, insomma. Cioè la capacità di allevare i bovini. I bovini erano stati già domesticati qualche millennio prima, poi di questo si occupano gli specialisti, che si chiamano zooarcheologi, non voglio entrare in questi problemi proprio specifici, però la cosa importante è che noi abbiamo le testimonianze del fatto che i bovini diventano fondamentali, e con l'allevamento dei bovini estensivo, ovviamente reso possibile dal fatto che c'era questa sorgente di acqua dolce, si hanno due cose. Prima di tutto che l'Homo sapiens, se voi prendete un bambino, oggi questa cosa non si fa più perché ci sono le allergie, però, e gli date il latte vaccino, questo cresce, diventa una specie di vitello. E quindi la mortalità infantile praticamente si è dimezzata con l'introduzione dei bovini, della mucca. E la seconda cosa è che se voi prendete i maschi delle mucche, gli fate una certa cosa, quelli poi io posso tirare l'aratro, e sono belli grossi, si chiamano buoi, e questo cambia anche l'agricoltura, cioè la rende molto più facile da realizzare in un'epoca in cui l'aratro era fatto di legno, non era fatto di ferro. E quindi pensate che coltivare, produrre per sopravvivere è stata per millenni la sfida da vincere per la comunità umana. A Gerico l'avevano vinta e quindi erano diventati una comunità ricca, e questa foto dimostra lo spaccato di un quartiere di abitazione con una strada che l'attraversa, ed è proprio vicino a questa strada, dal lato opposto, diciamo, di dove è preso questo disegno, vedete la strada, le case erano tutte dense, cioè ognuno attaccata all'altra, è molto difficile anche capire se c'era una proprietà di ogni singolo della casa. Questo noi non abbiamo dei dati esatti su questo, però quest'anno, e adesso arriviamo al racconto della scoperta, qui devo guardare la camera. Qui ci sono 1.000-1.200 persone, voi siete 5.000, guardo voi. Vabbè, ditelo, sì, è vero. Allora, grazie. Però la scoperta non l'abbiamo ancora mostrata. Allora, vedete, questa era una piantina. Nel retro di questa casa, che forse probabilmente era una bottega, dove è l'asterisco, Sharon, diciamola se vuoi, alzati, una nostra studentessa, pulendo con l'aiuto di Michele, questo signore che adesso vedete in foto, ecco, questa è un po' la situazione quando sono andati a pulire, questo è Michele proprio nel luogo della scoperta, ha ritrovato questo, in questi casi, per l'archeologo, per fare bella figura, usa una parola straniera, questa cache, dice che è questa cache? Vabbè, un deposito, in italiano si dice tesoretto, diciamo una piccola fossa dove erano stati messi degli oggetti, questi oggetti erano questi, cioè delle conchiglie,
Però se guardate la scala, tra poco le andremo a vedere dal vivo, queste conchiglie che sono state restaurate da Salvatore Tricoli, che è il nostro restauratore, nonché factotum, sempre della nostra università, queste conchiglie sono grandi. Per capirsi, per chi è qui italiano, sono delle gigantesche telline, solo che sono di madreperla. Allora, quando noi le abbiamo scoperte, io ho immediatamente pensato al Mar Rosso, che è il mare, tra virgolette, più vicino, perché sta a 600 km di distanza, e vi voglio ricordare che anche se avevano i bovini, a quell'epoca ci si muoveva a dorso d'asino, quindi si potevano percorrere al massimo 20 km al giorno, quindi fatevi il conto che per fare 600 km ci voleva un mese, e non era proprio così facile questo commercio overland, come si dice, cioè via terra. Allora, io ero già contento così. Poi però, quando ho portato le conchiglie qui in Sapienza e le ho date ai nostri studiosi, mi è stata detta una cosa sconvolgente, cioè queste conchiglie appartengono a una specie che si chiama Cambardia rubens, che cresce e vive solo nel fiume Nilo. Quindi questa scoperta, diciamo, mi ha veramente emozionato, perché non ci sono quindi dubbi sulla provenienza di questi oggetti, e dovevo forse dire che quelle case sono datate tra il 3000 e il 2900, ossia all'epoca della seconda dinastia egiziana. Siamo all'origine, all'inizio dello stato egizio, della formazione del regno egiziano, il regno faraonico. Non si chiamano ancora faraoni dal punto di vista proprio scientifico, sono dei grandi re che stanno unificando l'Egitto, e quindi l'arrivo in Palestina di tutti questi, di queste conchiglie, rappresenta sicuramente qualcosa di speciale. A questo punto, come avete visto, una delle conchiglie, diciamo un paio, aveva una macchia all'interno. Questa macchia la vedete ora dopo il restauro. In realtà, con l'aiuto di Teresa, che è qui presente, di Teresa Rinaldi, che ha fatto il prelievo nel laboratorio, noi abbiamo prima constatato, siamo stati fortunati, cioè il contenuto della conchiglia si era conservato e sopra c'era un altro strato che lo sigillava. Quindi un ricercatore del CNIS, del nostro laboratorio di nanotecnologia, ha fatto un prelievo distinguendo i due strati. Questo per noi è molto importante, perché c'era uno strato sterile sopra, che è lo strato della storia, che si è accumulato per millenni, e poi sotto però questo l'ha protetto, lo strato interno alla conchiglia originale. E ecco, qui le vedete un po' meglio altre due, guardate che sono veramente, poi adesso se ci riusciamo facciamo anche lo svelamento. Ecco, quello che è emerso, ecco, è il momento più buono, è successo quello che non doveva succedere. Ecco, quello che è emerso in questa conchiglia è un resto che è stato possibile identificare, lo vedete lì, come ossido di manganese. E cos'è l'ossido di manganese? L'ossido di manganese, diciamo, dobbiamo rispondere a due domande: cos'è e da dove viene? È quello che noi volgarmente chiamiamo in italiano bistro o cajal, cioè quel trucco nero che le donne egiziane usavano moltissimo per gli occhi, ma che gli egiziani usavano anche per un altro importantissimo uso, cioè come inchiostro per scrivere sul papiro. Quindi questo doppio uso ci interessa moltissimo. Pensate che noi comunque consideriamo nel terzo millennio la Palestina una società illetterata che non scrive. E la seconda domanda è: da dove veniva questo bistro? Perché sappiamo che la conchiglia è arrivata dal Nilo, però vogliamo anche sapere il suo contenuto. Allora, questo è interessante perché si conoscono due miniere di ossido di manganese sfruttate dagli egiziani già nell'antico regno nel Sinai, e addirittura questa sostanza è stata diciamo, ne è stata fatta la impronta digitale studiando gli isotopi. Adesso questo dato non ce l'abbiamo, perché la scoperta è stata fatta a marzo, quindi ci dovete dare il tempo di fare questa analisi, che è un po' più complicata, ci vuole un acceleratore di particelle. Però è molto molto probabile che il bistro trovato dentro queste conchiglie venisse dal Sinai, e quindi abbiamo anche potuto ricostruire l'itinerario. Vedete, qui sono le miniere. Ecco, questa è l'ultima cosa che dovevo fare. Ci vuole un po' di pazienza con questo
strumento, ma è la tecnologia che è troppo sensibile perché gli studiosi si emozionano quando fanno questi annunci. Ecco, cioè almeno io mi emoziono ancora. Qui vedete, e quindi qui c'è Gerico, e qui ci sta il Sinai, e qui c'è l'Egitto, diciamo che siamo partiti magari da Saqqara, hanno fatto un bel giro, insomma, le nostre conchiglie, e secondo me è giunta l'ora di svelarle. Allora adesso, aspetta, non togliere, dobbiamo fare una cosa che non so se sono in grado di fare, quindi dovete avere un secondo di pazienza, perché adesso noi interrompiamo la diretta da un cellulare e la iniziamo con un altro, che io la devo fare da solo, perché voi pubblico dovete restare fermi, io vi riprendo, da casa vi vedranno, però voi dovete restare fermi. Aspettiamo in diretta. 2, 1, ecco, sono in diretta, spero che qualcuno mi possa vedere, spero di essere in diretta nel sito giusto, non nella pagina mia, qualcuno può controllare. Vabbè, queste sono delle diavole di azzurre, comunque adesso andiamo a vedere, facciamo vedere il vasto pubblico. Guardate, saltate! Allora, quel cubo nero che vedete, ecco quello laggiù, è la vetrina che adesso andremo a svelare, poi non vi dovete accalcare per osservarle, ci sarà tempo. No signora, un secondo, lei... Per ultima, perché ha fatto già 4 domande. Fare più tempo. Facciamo un momento di spazio. Allora, questa voi adesso proverete con noi tanto le emozioni della scoperta, la stessa che abbiamo lavorato noi. Diciamo, noi l'abbiamo lavorato un po' alla volta, perché all'inizio, quando vanno a vedere su un primo video, io non l'ho preso troppo sul serio. Dopo un po' ho visto di scienza della madreperla e allora mi sono un attimo ripreso. E poi abbiamo chiamato poi Salvatore, che è venuto un mago, ma che è iniziato a fare. Adesso